Pure Pueblo. Pueblo, buonasera. Pueblo, buonasera. Ah, aspetta, non mi sente però. Pueblo, buonasera. So, buonasera, buonasera a te, buonasera. Com'è? A tutti. Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Allora, tu, Tail, buonasera. Sì, sì, tutto bene, tutto bene. E stasera RP Damiano, sì. E stasera, ragazzi, non lo so se il carro, voglio prendere un carro da caccia, perché avendo un carro da caccia, ovviamente, possiamo caricare tante tante carcasse e vendercele in un batter d'occhio. Voglio vedere quanti soldi abbiamo e quanto costa un carro, Pueblo. Il carro da caccia. Perché vediamo, ragazzi, facciamo due calcoli, male che va. Sì, adesso facciamo un refresh di quello che abbiamo. Esatto, mettiamo i soldi, vediamo quanto abbiamo insieme, perché il messicano oggi c'era, oggi c'era, stasera non c'è purtroppo il messicano, e quindi mo il messicano sono un paio di giorni che non ci incontriamo in RP, e quindi un attimo dobbiamo andare avanti io e Pueblox. Allora, eccoci qua. Ok, perfetto. Arrivo, Dani. Allora, intanto vado a vedere quanto costa un carro da caccia. Alle pescare le. Voglio andare a vedere quando costa un carro da caccia, perché il carro volevo comprare la fresca di Filippo. Volevo capire un attimo. Ma io che cosa c'avevo nell'inventario? Dobbiamo pure andare a vendere comunque. C'ho roba che non mi serve. Momenti della caccia mi rilassano troppo, non so perché. Ah, beh, ma perché il Oh, gioco. Dani, Oh. scusami, sono al saloon, va bene? Ti aspetto qui. Vabbè, io andando, sto vedendo un attimo quanto costava il carro da caccia, che non me lo ricordo. Ok. Dovrebbe essere. Coach. Non so, non mi ricordo. Quanto cazzo costa il carro da caccia? Sì, raga, ecco, quando ci arriviamo a sti soldi? Ma sai quanto costa il carro da caccia? 51 lingotti d'oro, non ce l'avremo mai nella vita. Costa 950, la Madonna. E quando ci arriviamo a 950? Costa troppo, porca di quella banana. Cazzo, non era male sto carro della caccia. Possiamo appendere, vedi, pure le carcasse qua potevamo appendere. 950 dollari è troppo, raga, che manco in due ce la facciamo arrivare a 250 dollari. Se no vuol dire che stasera dobbiamo fare caccia, 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 là nel nostro punto che avevamo scoperto, e rimanere là, produrre caccia, fare soldi, almeno dobbiamo fare almeno 150 dollari a testa, ma non so se ce la facciamo fare 150 dollari a testa. Vabbè, vediamo un attimo quando io c'ho in banca, non mi ricordo quando c'avevo in banca io comunque. È un po' troppo, 50 dollari, porca troia. Se no, potremmo fare una cosa per alzare molto veloce il guadagno, Pueblo, stasera. Pueblo, mi senti? Mi sei mutato. Potremmo fare una cosa stasera, volendo. Potremmo andare a fare la miniera. Andiamo a andare in miniera. Aspetta, però. Mettiamoci tutto l'occorrente che ci serve. Ok. Dovrei comprare pure i proiettili. Un po' pure i proiettili, sto pure accorto di proiettili. Dobbiamo pure comprarci cibo, siamo a corto di cibo. Bene, mo spendiamo almeno altri 20 dollari minimo. Era un bel cazzo, però mo va. Allora, 383 dollari c'ho in banca. Togliamoci 20 dollari mo per le spese che ci servono, quindi ci rimane 363. 300 dollari dobbiamo fare, 280, 280 dollari dovremmo fare. No, 320 dollari dovremmo fare. Ce la facciamo a fare 320 dollari? Ne dubito.
Faccio il piccone ce l'ho qua, ok. Vabbè. Vabbè. Allora, preleviamo un attimo 30 do 20 dollari. Ma bisogna andare a comprare, ma dopo compro pure i proiettili, non c'è manco più proiettili. Fatto che il cibo costa un occhio della testa qua. Cioè, mo se ne fa. Cioè. Infatti ne compro solo uno. Allora compro. Cioè, ora qua 5 dollari, ma siamo fuori. Compro una tazza di caffè e sono 7 dollari. Poi compro almeno 10 bottiglie d'acqua. E mi rimangono 13 dollari. Beh, 13 dollari, facciamo una cosa, compriamo almeno un altro pasto veloce che ci potrebbe servire. Ma andiamo a riempire l'acqua e almeno abbiamo fatto un po' di scorta di cibo. Mo' o andiamo a fare la caccia o andiamo in miniera per fare soldi. Mo' una cosa, mo' due sono le cose, ragazzi. Comunque dobbiamo alzare 320 dollari. Perché noi come c'è un problema. Signori, buonasera. Buonasera. Ma Dovremmo alzare 320 dollari. Non è. 320 dollari è un problema. Scusa, quanti soldi mi sono rimasti? Ma dovrei, quanti soldi mi sono rimasti? Devo comprare i proiettili. Mi sono rimasti 8 dollari preciso per comprare i proiettili. era dura la porta. Quella voce è familiare. Quale voce? Quale voce, Damiano? Eh sì, quello mi sa che è lo stalliere. Non era lo stalliere, mi sa. Allora, mo voglio andare a comandare i proiettili. Almeno ricarichiamo la pistola per sicurezza. Perché quanti proiettili ho? 80, non è che. Ah, no, 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 non è il bandito. Uè, Pueblo, buonasera. Buonasera, buonasera. Bene, Come stai? Senti. bene. Tu come stai? Tutto bene, senti, va un attimo a comprare i proiettili, poi vediamo un attimo il da farsi. Anch'io devo comprare. Allora, i proiettili. Signori, buonasera. 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 Allora, guardi, io ho comprato delle incisioni, le consiglio, o un oro o un rame. Il silver, anche se è di contrasto col nero, non ce lo vedo molto bello. Non si vede No, beh. particolarmente. No, non è che non si vede particolarmente, è proprio l'accostamento, secondo me non ci sta. No, vabbè, no, ma la voce era Sì, simile ma diversa, però, non Damiano. modo di Era vedere. simile ma diversa. Cioè, forse la cadenza era so so Si può fidare assomigliava, ma. solo della mia parola, altrimenti No, faccio non era quello lui. che Ah, dice lei. se lui spara in testa. Ma Se ti me lo piace, compra un attimo i proiettili. Poi, dobbiamo andare a vendere pure un po' di roba all'import, magari ho modo volendo. Oggi c'è la fila, sì. di passare Potremmo vendere. Io se no possiamo fare prima un salto all'import. Potremmo fare. insieme, magari così lo Ma facciamo un salto vediamo. all'import. Ci vendiamo la Anche perché non fibra, vedo la più. linfa, il Andiamo a miele, vedere non ci faccio un adesso. cazzo, la legna. E basta. Così magari E il miele, volendo, potremmo pure venderci. La Così carne anche il no. tutto vorrei. E vediamo un po' quanti soldi facciamo, un po' qua, e poi andiamo a Ricordiamo vedere un attimo il da farsi. C'è la fila oggi. Armaiolo, scusi il disturbo, ma posso fare da Sì. me per comprare i proiettili? Eh sì, purtroppo i Ma proiettili li non le abbiamo costano di finiti, più quindi quelli. può. Lo Vabbè, so, grazie però mille. purtroppo li abbiamo finiti. Quindi posso farla solo oppure non ho capito. Sì, no, può fare da solo. Oh, Anzi, deve far da invece. solo perché altrimenti non so come fare. Ok, grazie mille, a posto. Ok, sì, Io pensa sono in bocca che. Ma ci sono per incontri? Certo, come no? Gli incontri ci stanno, come no? Ok, fammi ricaricare la pistola. Ok, perfetto. Almeno abbiamo un po' 130 colpi. Almeno. Dove sta Pueblo? Pueblo, buonasera. Buonasera, buonasera. Vieni, vieni. Devo comprare i proiettili un attimo. Vai, vai. Allora, vai, prendo il cavallo io.
No, ma sto pensando, raga, quando sono così perché sto pensando a quello che dobbiamo fare. Ciao Jesix, buonasera. E... sì, potremmo fare così, dai, per far soldi, ragazzi, per forza. Comunque sì, ci stanno gli incontri, Matti. Tipo noi, tipo, l'altra sera abbiamo fatto... Ok, allora, nella bisacca del cavallo che cosa ci avevamo? Se non mi ricordo. Potremmo provare a vendere pure sto sacchetto qua. Allora, facciamo una cosa, nel frattempo allora. Salve. Salve. Allora, questo lo possiamo mettere qua. Abbiamo la pelle, questa mi sa che è la stessa pelle. Sì, allora lo mettiamo qua al cavallo. E... niente, sto cazzo di peperoncino dobbiamo vendere. C'è in città la tua donzella? No, in questo momento non la vedo, quindi non lo so. Sta facendo fare i cazzi suoi, questo. 9, ok, quindi abbiamo anche 20 di carne che dovremmo cucinare, ma non abbiamo il sale, quindi dovremmo andare anche in miniera, per dire la verità. E prendere un po' di sale. Allora, potremmo fare una cosa. Mi mangio un pasto caldo subito, almeno ricarichiamo un po' la salute. E mi bevo una bottiglia d'acqua, almeno stiamo bene. Mo'! Potremmo fare, dobbiamo andare un attimo qua all'import, alla ferrovia dove si esporta le cose, e almeno ci togliamo un po' di roba, ci vendiamo un po' di roba, e poi vediamo un attimo se andiamo a caccia o in miniera. Vorrei andare in miniera, per sincera verità, però mi dovrei portare un altro piccone. Aspetta un attimo. Pueblo! Pueblo! Eccomi, eccomi. Aspetta che prendo un altro piccone. Va bene, va bene. Allora, questo piccone qua lo posiamo... Ah no, ce l'ho un altro piccone. Ma il 91 però. Ah vabbè, vabbè. No, ce l'ho, a posto, a posto. A posto? Allora, vieni con me, seguimi, che andiamo un attimo a vendere delle cose e poi vediamo un attimo che vogliamo fare. No, questo ci sono il sceriffo qua. Sceriffo. Sceriffi, buonasera. Dove sta Pueblo? Ma mi sono perso Pueblo. Ti passo meglio. La miniera, ragazzi. Però stavolta sto pensando di andare alla miniera che stava. Ragazzo, stava l'altra miniera che avevamo visto. Mi sa qua, non era qua. Potrebbe essere qua. Io non mi ricordo qual era l'altra. Altra cosa, aspetta. Ma scusa, l'altra miniera non era questa? Ah, gli hanno cambiato il simbolo. Ecco perché non la trovavo. Scusa, Vabbè, dopo vediamo un attimo, Andiamo, Pueblo. Andiamo. Poi, sti cazzi di cipe per un giro, per vedere che cazzo dobbiamo farci. L'ha fatto, quello è muto addosso, benvenuto quello. L'ho visto. Allora, mo stiamo andando all'import, Andiamo a vendere, okay. Mi devo togliere un po' di roba. Mi devo togliere un po' di roba, Pueblo. No, no, il gioco è veramente bello, sì. Vabbè, raga, ma mo siamo all'inizio ancora, cioè, nel senso... Poi piano piano qualcosa già si sta muovendo, però il fatto che se non compro un carro non... Guarda, non riesco a fare quello che voglio io. Io mi voglio fare soldi cacciando e poi man mano provare a portare qualche carico. Vediamo qualcosa dobbiamo fare perché sono qua. Stiamo cavalcando nel tramonto. Ti piace? Bello. Ma sì, vabbè, Matti. Vabbè, ma ha stufato, guarda, sono 7 anni pure di carrozza con le macchine.
Ma tu non hai visto la caccia? Ma poi che vedi la caccia? Caccia con l'atto, poi fa tante cose, cioè... È un po' lontanuccio questo, Sì, sì. No, qua stiamo andando un attimo a vendere, Damiano. Stiamo andando a vendere. Siamo all'impo. Siamo andando a... Mi devo vendere un po' di roba che c'ho addosso. Perché tanto non ci faccio niente. Una volta creato il lazzo per quell'amico, ci faccio tutta questa roba. Purtroppo mi sono perso molte... vabbè, tranquillo, ma... Allora, vediamo un attimo se sto giovane ragazzo ci mi fa vendere un po' di roba. Allora, il miele ce lo vendiamo tutto. La carne... Scusa, la carne quando mi paga 30 centesimi al pezzo? Allora, proprio la fame. Ma voglio dire, quando riusciamo a alzare? Dobbiamo vendere tutto tranne il sale, no? No, no, il sale... Oh, se ce l'hai non lo vende. Ok. Raga, $25, cioè. Mamma mia, $25, oh. Puro. Ammazza. Ho alzato $25 e mi sono tolto parecchia roba. Però sto cazzo di carbone, no, non me lo fa vendere sto carbone. Io non capisco che cazzo... Mo faccio una cosa, va. Fanculo, tanto non ci puoi fare niente con sto carbone, no? Io lo butto. Fanculo, a me mi tolgo dalle palle un po' di roba. Tanto non lo possiamo vendere, non posso craftare. Che cazzo lo uso a fare? Allora adesso potremmo andare o a ragazzo sta la mi sono perso. Andiamo a cacciare, va. Dai, aspettiamo Pueblo. No, dai, vabbè, alla fine abbiamo alzato $25. Non è male $25. Vediamo un po'. Raga, dobbiamo fare $320. Io non riesco. C'è sto cazzo di carro. Sta diventando una cosa triste. Ah, bello, bello, Leviam. Fatti una cacata nel frattempo. Vai, andiamo, seguimi. Che andiamo a cacciare. Va. Andiamo a cacciare. Sì, raga, ma in miniera. Se non lo so. Cioè, nel senso. Ieri stavo a sentire uno che in miniera è stato attaccato. Sì, siamo in due, però no, vabbè, non lo so, ma vediamo. Intanto proviamo a fare qualcosa stasera. Poi vediamo nel frattempo. Non so manco se ci sta la mia lady oggi, non lo so. Però il fatto che è rischioso è che abbiamo $25 in tasca. Dobbiamo stare attenti se non veniamo rapinati, che tutto è possibile. Dai fiamma, so. Sì, andiamo un po' al trotto, andiamo. Se no, sto pensando, potremmo fare andare un po' a cacciare, poi potremmo optare per provare ad andare a quella miniera là. Non andiamo alla. Io vorrei andare all'altra, ma all'altra ci vuole un carro, però, perché è talmente gigante che per fa sotto e sopra con ci vuole tempo. Quindi là per forza con un carro, però potremmo andare di là volendo all'altra miniera, mo vediamo. Vediamo un attimo. Pueblo, facciamo una cosa. Dimmi. Ma andiamo un po' a cacciare, vediamo quando riusciamo a alzare con la caccia. Nel caso poi andiamo a depositare e andiamo in miniera. Va bene. Andiamo a fare un po' di materia. Poi andiamo a fare i lingotti, ce le vendiamo, raga, che cazzo dobbiamo fare? C'è un carro, ma non lo posso mettere a posto sto carro?
Sarebbe perfetto per noi. Ha voglia. Allora, stiamo andando alla zona di caccia. Zona di caccia preferita, ovviamente, quella nostra che... Oh, allora, senti, comunque a ranch si possono prendere gli animali, ci possono vendere là dentro, quindi andiamo là. C'è un rischio. C'è un rischio, ci possono rapinare. Appunto, ho detto fammi comprare proiettili, ricaricare la pistola, perché se nel caso dovremmo fare un conflitto a fuoco... Ci rifi, accostate che va sulla destra. Che se dovremmo fare, non so, può capitare che qualcuno ti viene a rompere il cazzo. Che comunque qua in questo range tutti possono entrare, fare. Quindi fare un po' di soldi, ragazzi, dobbiamo fare così. Quindi mo ci mancano solo 300, diciamo 300, eccoli. T'ho detto. Di notte va in miniera e di mattina vado a cacciare, sì, infatti. Mi sa che erano i sceriffi quelli. Sì, sì, sceriffi. Allora, facciamo una cosa, non ci facciamo vedere che andiamo a ranch. Allora, facciamo una cosa. Vabbè, andiamo a... cominciamo a cacciare, dai. No, questi sono i sceriffi, so. Allora, raga, mo partiamo un po' di caccia. Non ci facciamo vedere che andiamo a ranch. Perché di... cioè, se mettiamo là a venderci la roba là, invece poi dopo, quando andiamo che non c'è nessuno, uccidiamo anche tutti gli animali e ce li vendiamo. Vabbè, poi sì che non c'è una bestia. Aspetta, vedo qualcosa là. Che cazzo è? Che cosa è quello con un cavallo? Che è? Cos'è quella cosa? Sì, è un cavallo. Fanculo. Oh, è possibile che non vedo una bestia? Comunque là vedo qualcuno. Oh, Nico Gamer, grazie mille per il follow. GTRP, bella domanda. Finito, è morto GTRP. No, mi sono stufato dopo 7 anni, di la verità. Oh, è possibile che non c'è un cazzo, non c'è una bestia? Caccia? Ma guarda un po' la matosca, ma è impossibile? Cazzo è, non c'è più la fauna? Niente. Infatti sto a vedere, che cazzo è, oh? Dobbiamo cambiare posto. Aspetta, ho visto qualcosa. No, ho visto un cazzo invece. Comunque ci stanno osservando, eh. Ci stanno osservando comunque. Aspetta, preso. Ho preso un cazzo, veramente? Ah, l'ho preso. Vieni qua, io. Ma che cazzo lasci? Ma guarda che sei mongoloide. Dai, l'ho preso, l'ho lasciato, ma che cazzo? Dai fiamma! No, ma guarda un po'. Vedi sto cazzo, Nico! Oh, lo prendi! Preso, vaffanculo. No, vabbè, ma mo GTA, raga, dopo 7 anni ho deciso un attimo. Diciamo che già quando sono passati 3 mesi che ho lasciato GTA, in teoria, sì. Ah, questo è un bel esemplare, eh. Allora, vediamo un po' se ci stanno... Comunque ci stanno osservando i sceriffi, quindi dobbiamo stare un po' attenti, eh. Forse non vogliono che andiamo dentro
a prendere, come si dice, a prendere la roba dentro al ranch. Vediamo un po', se trovo un altro animale mi prendo la pelle. Aspetta, prima avevo visto un animale che andava qua però. Scusa, proviamo a rifare la stessa strada di prima. Buonanotte, Bambi! Aspetta, 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 vedo un animale. No, vedo una persona. Che cazzo è un animale o una persona? No, un cavallo, da lontano sembrava una persona. Dai, mi serve una pelle, dai, almeno vendiamo due botte. Beh, ragazzi, eccolo! Ma? Preso! Aia, porca troia! Dai, dai, sali, 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 dai, fiamma, prendilo! Cazzo di cavallo idiota, certe volte. Prendi sto cazzo di cervo, prendi sto cervo! Boom, preso. Vieni qua. Dai, mo' prendo la pelle, mi prendo. Vieni, vieni. Come si tira il lazzo, eh? Sì, devi mirare e poi sparare. Toto, prenditi qui, prendi sta carcassa. Prenditi sta carcassa, io intanto gli prendo la pelle. Sceriffi staranno controllando, ragazzi. Dai, prendi, prendi. Non lo so, ragazzi. Stanno controllando gli sceriffi. Secondo me perché non vogliono che tu prendi gli animali dentro al ranch, secondo me. Secondo me si sono accorti che un sacco di gente sta ammazzando gli animali qua e se li vende. Però a me che me ne frega, io li prendo al di fuori. Sì, qua è più comodo, cioè nel recinto vai là li ammazzi. Tipo le pecore, ma vediamo, se dopo se ne vanno li facciamo fuori un paio. Ciao Elka, come stai? Ma questo sarebbe su bel esemplare però, eh. Lo so, che devo fare? Allora, un dollaro. C'è un dollaro, voglio, ma dai, una carcassa. Vai, vai, vendi. C'è una carcassa di questo, un dollaro. Allora, Pueblo, devi far così, guarda. Devi tenere premuto. E poi tieni premuto quello per sparare. E poi rilascia e lui lancia il lazzo. Ah, ok, ok. Però devi mirare l'animale, cioè devi tenere mirato. Raga, così poco, purtroppo, ragazzi. Potremmo venderci la pelle delle mucche, costa $3. Mo' vediamo. Mo' non diamo troppo nell'occhio, sì, sono i sceriffi che controllano, mo' qua. Continuiamo a fare la caccia, e vedi, pure le pecore, ma dopo ci vendiamo tutto. Poi se prendiamo anche gli altri animali sono più soldi, però non è facile trovare gli altri animali. È più divertente con il chess, infatti. Che mi sa che oggi hanno fatto abuso di sta cosa. Bel coyote.
Adesso paga bene. Mi serve cibo. Ti serve cibo? Ci sta un... Aspetta, ci sta uno che vende il cibo là. Ci sta uno che vende il cibo là, Pueblo. Devi andare là dove si vende. Ci sta uno che vende anche il cibo. Oh, fiamma, guarda che sei... Che vattene! Ma guarda quando è su questo cavallo, te ne vai! Ma guarda quanto cazzo è su questo cavallo. Ok, vediamo se riusciamo a prendere qualcosa di piccolino. Però con la piccolina, forse con la pistola abbiamo sparato. Allora, la pelle ce l'ho, la carcassa ce l'ho. Mi servirebbe un to... un... una lepre, qualcosa. Mi servirebbe una lepre, qualcosa. Ma pure con la nebbia non vedo manco un cazzo. Aspetta, aspetta, ho visto qualcosa. No. Va bene, ma ce la vende. Cioè, boh, questa cazzo di nebbia ci voleva. Quello, sei riuscito a comprare il cibo? No. Aspetta, ma te lo faccio io dove sta. Mannaggia. Vieni, vieni. Dove cazzo di nebbia ci sta, oh? Sono qua dove c'è l'acquirente, diciamo, ecco. Qua, qua devi venire. Ci sta questa bancarella qua. Qua, 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 qua. Qua. Ok, più avanti. L'altro tizio bianco. Ok, ok. Un dollaro e mezzo, dai. Oh. Ma proviamo a fare un po' la festa a qualche animale qua, che dite? Da sto cazzo di fiamma se si ferma. Inizia la festa! Che fa? Non me l'ammazza? Perché non me l'ammazza? Ma? Che non me l'ammazza la mucca? Ma? Ma? Che cazzo sta succede qua? Perché non me l'ammazza la mucca? Ma ci vogliono le armi per cacciatore di tacchi. Ma perché non me l'ammazzo? Scusami. Ma? No, ma che cazzo dici? Ma che fa? Non si possono ammazzare più le mucche? Scusatemi. Scusa, Scusa, fatemi vedere un attimo una cosa. Ho sparato, raga, non fa una piega. Scusa, qua? Ma no, non ti possono più ammazzare, ma no! Ma dai, ma veramente hanno fatto sta cosa? Gola, almeno potevi fare qualche soldo con la carne. Che cazzo devo fare per fare soldi? Cioè, boh, io non lo so, va buono. Cioè, è incredibile, hanno tolto pure sto coso qua. Vabbè. Vabbè. Dai, fiamma, entra.
guarda, guarda, guarda quanto è stupido sto cavallo, ah. Mannaggia, dai, va, vattene. Piacciono gente che non gioca RP o che forzano l'RP e solo per portare un contenuto. Vabbè, quello poi sono dettagli, sinceramente. Eppure uno dei tanti motivi che, in cui io ho lasciato dopo 7 anni GTA. Ragazzi, sì, ci sono persone che giocano con la PS online su Red. Ovviamente i server ufficiali, sì. Chi è questo? Il tasso? Che è il procione? Che è questo animale che sta qua? Sì, il procione. Volendo potremmo anche ucciderli e catturarli, che paga bene il procione. Ma sì? Così mi hanno detto, mo non lo so. Proviamo. No, che cazzo ho preso? Un coniglio, che è? No, la lepre era, fanculo. Vabbè. Culo, fiamma, cachi per cagare sto cavallo. Mamma mia. Andiamo, dai, che siamo quasi arrivati. Domani non lo so cosa porto, Mattia. Domani sera non ci sto, ragazzi. Domani sera devo arbitrare, non ci sono. Devo arbitrare il campionato ufficiale, non ci sto. Qua, Pueblo, se... E ci avevamo un cazzo di carro, porca puttana trota. Vai, vai, sali. Iha, vai, fiamma! Oh, si è già spombato il cavallo, fatta salita, è morto. Si è sfiammato. Sì, ma tu devi vedere quando caccia il fumo dalla bocca. No, calcio a 5, ragazzi. Però non lo so, ragazzi, sto pensando di accettare l'offerta dello sceriffo, per dire la verità, eh. Perché arrivato a sto punto... mi sa che arrivato a sto punto, mi sa che devo di... Accetto l'offerta. Sì, sì. Lo anche... penso anch'io, sai. Per forza. È l'unico modo per avere soldi... Che ti pagano comunque, il lavoro ti viene pagato. Ragazzi, per il momento, che cazzo dobbiamo fare? Cazzo, cinghiale! Bel cinghialone! Ecco, il cinghiale non sarebbe male, eh. Ma non so dove cazzo è andato. Ho visto una cosa nera grande che scappava. Sei andato a tu dritto, a sinistra. Dove sei andato? Ma perché? Scusa, ma io sto andando... Aspetta, rimani al bivio, aspetta. Ah, poi ti ho visto. Vieni, sali. Oh, il cavallo che va a 2, eh? Sì, sì. Ha problemi. Ah, c'è il sindaco che vuole ascoltare. Ok, siamo arrivati alla miniera. Minchia, ma è distante, eh? Oh, chi è che sta sparando? Tu stai sparando? Mi hai fatto cacà sotto, mannaggia la puttana. Che cazzo ci stiamo? Questa è una zona che dobbiamo fare silenzio qua. Ma silenzio, qua c'è selvaggina, che dobbiamo fare? Prendi. Ho trovato del carbone nel frattempo. Del ferro. Cavacca. Ho trovato il sale, sì, cazzo, il sale serve per... Che c'ho tanto di quella carne da cucinare. Oh, se ci dobbiamo comprare prima o poi? Una lanterna anche per andare dentro a... Oh! Arrivo. Penda anche dentro alla miniera che non si vede un cazzo. Il fatto che il cavallo non può trasportare tot di roba, porca puttana. Se no caricavo il cavallo a morte pure, mo. Allora, vediamo di raccogliere un po' di roba. No, ma è fatto che c'ho tanta roba da già addosso io. Ok. Ho trovato del sale. Il ferro è quello che... Qua, raga, qua è quello che trova più ferro qua in assoluto. Il ferro... Ferro qua ne trovi a... In quantità industriali. Oh, comunque sto trovando un sacco di rame. Solo il rame si trovava poco. Un sacco di rame. Un sacco di carbone. Ah, il carbone ce lo possiamo rivendere. Aspetta, mi ha dato un punto qua, Eccolo, ma un po' di punti me li ricordo dove erano. Vai.
Dai, si fa avanti, fa lo sceriffo. Ma mo vediamo, ragazzi, mo vediamo se c'è lo sceriffo con cui mi ha fatto la proposta. Perché mi sa quelli che c'erano, mi sa che lui non c'era, quello che mi ha fatto la proposta. E sinceramente vorrei parlare con lui, non voglio parlare col primo che capita, insomma. Quindi devo parlare con quello che mi ha fatto la proposta. Dove cazzo sta? Nitride. Vabbè, comunque, questa è tutta roba... Ah, poi facciamo una cosa, poi ci possiamo fare così i lingotti andiamo a fare. Andiamo a fondere i lingotti. Aspetta, qua era pure qua vicino. Se ci stava un po' di punti di raccolta. Ah, yeah! C'è la miseria. Scusa, ma quanto ferro sto trovando? Nitrite, rame... Cioè, fino a ora ho trovato solo ferro? Ma scusa, ma io c'ho, la lana, ma, cioè, ma la lana non me l'ha fatta vendere. Io devo comprare un carro, perché con un carro, raga, madonna quanta roba c'è. Qua ci possiamo stare un'ora, carichiamo il carro fino alla morte, poi più ci carichiamo le tasche nostre. Cioè, tu pensa un po' quanta roba potremmo fare con una botta. E quanti soldi possiamo alzare con una botta. Ma finché... Finché come la metti in basso tra le ruote, è un macello. Però sono in 10, però un culo. Io volevo comprare il carro da caccia, ma il carro da caccia costa 900. La possiamo mettere, possiamo appendere le carcasse, possiamo metterle sopra. La possiamo alzare e poi i soldi. Se no dobbiamo comprare il carro quello da 5,50. Qua. Senti l'orsetto? Sì, qua c'è un orso, non so dove. Ecco, sto pure a morire di fame. Prendilo. Sto pure a morire di fame. Dove era poi? Sta pure qua sopra, c'era dei punti. Ho mangiato, che vuoi, ho molta fame. Aspetta un attimo. Io invece preferisco le RP così, se sta su FVM sempre poliziotto, mi piacerebbe vedere... infatti, quindi capito, pure per quello sto facendo, Angelica. Nel senso che non voglio, cioè non voglio accettare lo sceriffo, capito? Perché voglio fare una cosa diversa. Anche che se vedi mo tipo mi si sta creando un bel personaggio. Poi c'ho pure la ragazza, capito, in gioco, che ancora non avete visto chi è, ovviamente, perché non c'è qua oggi. Mo non so se c'è in città, sinceramente. Quindi non lo so, voglio fare qualcosa di diverso, ma infatti l'ho fatta apposta. Se devo per forza accettare l'offerta, perché costringono a non fare soldi, non lo so, ragazzi, cioè, sinceramente. Oh, sta vai, dai, fammi raccogliere. Ma guarda tu. Nitrite. Cioè, mi fa trovare la nitrite che non serve un cazzo. Il carbone almeno qualcosa ci fai, ma con la nitrite proprio non fai niente. La cosa solo che ti riempie le tasche, ti riempio. C'è niente qua sopra? Aspetta, qua sopra. Che cazzo è quello? Oh, ma sei tu? Che? Sì, sono io. Mannaggia, mi hai fatto caca sotto. Che cazzo è quello che sta là? No, perché qua è una zona brutta. Lo so. Zona impervia. Ho la fanciulla, la fanciulla. Diciamo che Morgan, anche essere vecchio così, attira, fascino.
Va bene, va bene. Potrei provare ad andare dentro la miniera pure, ma non vedo un cazzo però. Che là c'è un bel po' di roba pure da prendere dentro la miniera. Ferro. Il ferro non lo posso più trasportare che sto pieno. Vabbè, proviamo a andare dentro la miniera, vediamo un po', va, se mi fa prendere qualcosa pure là. Piano. Immagino c'è un cazzo di orso qua dentro. Ecco, vedo un cazzo. Però si raccoglie. Rame, vedi, subito il rame ho trovato dentro la... Ui, due di rame, attenzione! Poi la nullità, va bene. Il ferro non posso portare più. Qua se uno si mettebbe una cazzo di lanterna qua dentro. Secondo me potremmo vedere che ci sono anche altre vie, secondo me, qua dentro. Solo che non vedo un cazzo. Vabbè, qua, secondo me, qua... Vedi che vedi, qua fa raccogliere tantissimo qua dentro. Mi fai trovare roba inutile. Carbone. Nella parte alta alta comunque non c'è nulla, Devi avere fortuna. Questo è come le pepite. Quando devi avere fortuna, ti devi mettere al posto giusto. Ok, tipo vediamo qua del mio. Accoglio qualcosa. $30 costa la lanterna. Stanno fuoco, ma per me può rimanere dentro, cioè prende la polvere. Per me può prendere la polvere la lanterna, sinceramente. $30 non ce li spendo, ma manco morto. Aspetta, qua è sempre un buon punto, qua perché qua ci potrò un bel po' di roba. Anzi, la cosa bella è che qua si può anche prendere fuori. Invece su quell'altra miniera dove voglio andare col carro, di là solo dentro puoi raccogliere, fuori non fa raccogliere. Qua diciamo che è una miniera abbastanza aperta, ma meno male. Perché sennò dentro non si vedrebbe un cazzo. Oh, dai. Come stai con le tasche tu? Adesso riempiendo, piano piano. Adesso c'ha sete, sto pupazzo, porca miseria. Ho trovato qua un buon punto. Ma vai tu, tanto appena sei pieno ce ne andiamo, perché sì, per non forza. È che possiamo portare... Dove mettiamo tutta la roba? Ah, controllo il piccone, che si rompe il piccone, eh? No, al momento è perfettamente funzionante. Vedi un po' la durabilità. Tipo io quando ce l'ho? 310. Ah, quindi a volte 310 posso ancora fare. Aspetta, ho trovato un punto interessante. Rames. Carbones. Il rame oggi mi ho trovato più rame rispetto all'altra volta, eh. Il rame, sto trovando tantissimo. Di rame ne sto trovando più mo che rispetto. Io vado a dormire. Buona live a tutti. Ciao Mats, buonanotte, caro. Comunque il ferro che sta qua con un carro, sai quanti lingotti di ferro ci possiamo fare? Spero che ci sta qua, ma porca miseria. Aspetta, facciamo una cosa ora. Che cosa? Ci sono degli animali qua.
Sono degli animali? Minchia, è pieno, pieno di cervi. Qua perché comunque qua è una bella zona per cacciare. Ma prendilo al lazzo, non sprecare i proiettili. Mannaggia. Perché no, buchi la pelle e poi quando la vai a vendere non te la vendi. Cioè, te la vendi da poco perché è bucata. No, vabbè, ero distante, con il lazzo... Ah, ok. Ok. Allora, di nitrite sono pieno. Di rame me ne mancano 4. Di ferro sono pieno. Il carbone sono quasi pieno. Il sale ce n'ho 8, buono, posso farci 8 bistecche. E questo è grande. Ah, ecco, le bistecche mi devi dire dove si fanno, eh? Sì, dopo te faccio te. Dai, se riesco a trovare un altro po' di carbone, un po' di sale... no, ma se riesco a trovare un po' di carbone, un po' di sale... Cioè, ancora un po' di sale è meglio. Beh, infatti che mi sta a trovare tutta roba che già ho le tasche piene. Beh, io pure, qualcosina già non la posso prendere più. No, io non posso portare più niente. Io, ecco, mo sto ancora andando in cerco per prendere un po' di rame... Ecco, un po' di sale, ma il resto poi... Cioè, volendo già ce ne possiamo pure andare, volendo. Vediamo un po' qua, se salgo sopra... Aspetta, c'era un punto qua. Niente, tutta roba inutile. Però tu pensa, Madonna, quanto carico ci può... Guarda, io te lo giuro, io sto pensando in grande. Sì, ci vogliono i mezzi, purtroppo. No, ci vuoi i soldi. Sì, vabbè, i soldi... Quelli soldi, poi i mezzi, sì, arriveranno. Ma tu, prima tu si va a raccogliere qua, ma qua fa raccogliere qua sopra? Sì, ho raccolto qualcosa, ho trovato un punto buono. Aspetta, fa raccogliere, ma dove cazzo è? Mo me l'aveva fatto il punto. Qua. Eccolo. Ma qua se è tutto ferro mi sta a far trovare. Che palle. Ferro, basta. Niente. Qua proprio non si raccoglie niente. Vabbè, torniamo giù. Aspetta. Vai, qua c'è belle pietre. Qua qualcosa mi fa trovare, guarda. Niente. E niente, vabbè, ho trovato tutta roba che già c'ho. Oh, e fammi trovare un altro un po' di rame e sale, porca puttana, dai. Gulo, cioè, cazzetti, devo pregare per farmi trovare un po' di rame e sale? Niente, guarda, incredibile. Sta a trovare tutta roba che già c'è le tasche piene. Niente, mi sa che il rame e il sale è raro qua. Mostra diventa una cosa rara. Lo so, l'ho fatto attento, ma avanti se casco. Vabbè, tanto scivola, male che va, non si fa niente. Dai, un po' di rame, su. Niente. Vabbè, vogliamo andare? Vogliamo andare a provare a fare i lingotti? Gli ultimi due pezzi, qua, sì, e poi andiamo. Ok, allora, nel frattempo che tu finisci, vado un attimo al bagno, ragazzi, arrivo subito. Aspettiamo che lui finisce a raccogliere, un attimo al bagno, arrivo subito.
Chi è che ha fatto il bang, eh? Chi è che ha fatto il bang? Bastardi. Hm? Ma sai che io posso sentirvi anche se sto al bagno con le cuffie, bastardi. Capito? Bastardi. Due volte, bastardi, due, tre volte. Allora. Capito? Sti bastardi qua. Sapete che io posso ascoltare, no? Allora, Pueblo com'è? Sto finendo, sto ultimando. Allora, ragazzi, ancora, basta! Ragazzi, ma io ho lanciato una sfida oggi. Ma ce la facciamo a far partire su Hype Train per una volta su sto canale o no? Non ce la facciamo? Dai, che è la portata di tutti a far partire il treno, dai. Su, su, su. Fate fare ciup ciup. Allora, facciamo una cosa. Nel frattempo che tu finisci, fammi provare a mettere la destinazione. Aspetta, ma qua non c'era una fonderia? Ah, guarda, se c'è... Oh, se dobbiamo trovare una fonderia... Una fonderia qua vicino. Vabbè, vabbè. Ma avete visto voi, ragazzi? Non ci avete fatto un caso. Cioè, io ormai l'ho sempre detto e a me nessuno mai mi dava ragione. Oh, appena ho detto... Ce la facciamo a partire... No, no, appena ho detto, dai, proviamo a far partire l'Hype Train su questo canale per la prima volta, se ne sono andati via tutti quanti. Ah, per favore, va. Lo fanno gli altri, però, e continuate a dare i soldi con la pala. Bravi, bravi, complimenti. Allora, cioè, io, guarda, faccio io una cosa, non la posso mai fare. Lo fanno gli altri, capito? Gli altri continuano a dare i soldi con la pala, soldi, soldi, su soldi. Io ho detto una cosa. Se ce la proviamo a fare per la prima volta sul canale, sono scomparsi tutti. Oh, vergogna. Voi siete la rovina di Twitch. Allora. Ok. Dobbiamo trovare una cazzo di fonderia qua vicino. Troviamo la fonderia. Qua siamo a cavallo. Aspetta, una fonderia di solito è segnata. Fammi vedere un attimo. Recorder. Bottega del Nord. Calcolator.